2, stop. Buon divertimento a tutti! Torna la Chianina che vuole coniugare sport ma anche e soprattutto la scoperta del territorio, territorio inteso anche come enogastronomia. Sì, devo dire che è una bella kermesse questa, perché comunque abbiamo all'interno di questa esperienza non solo lo sport, come ha detto lei, ma anche la possibilità di riscoprire il territorio che non è solo nel nostro comune ma anche nei comuni limitrofi, e ovviamente mangiare anche delle buone cose, dai pisci alla bistecca a quelle che sono le cose tipiche della Val di Chiana, per cui troviamo un po' di tutto, dallo sport alla cultura e quindi all'enogastronomia. Tanti suoi colleghi della Val di Chiana saranno domenica mattina alle 8.30 con la fascia tricolore in bicicletta. In bicicletta per la partenza, sì, perché come abbiamo detto questo è anche sport, quindi se i miei colleghi vengono ne sarei molto onorata, ovviamente, come sono sempre venuti, come hanno sempre cercato di fare. Un connubio fra territorio, sport, enogastronomia e tutto quello che è la nostra tradizione, la Chianina, la Val di Chiana, insomma. Dopo noi abbiamo detto Chianina ciclostorica e abbiamo appoggiato un'idea fantastica, nata ad Eroica, di ritirare fuori una bici vecchia e fare una bella passeggiata per strade secondarie, apprezzando territorio, paesaggio, enogastronomia. Però ci siamo impegnati anche a creare 3 giorni di evento. Il paese è acceso, abbiamo coinvolto le associazioni del paese che si prestano a preparare prelibatezze della Val di Chiana che si possono gustare. Abbiamo avuto un'interazione con le scuole dove siamo andati a sensibilizzare l'uso della bici e l'abbiamo collegata a quello che è il nostro Fiore all'Occhiella, il Chianina Comics, una rassegna di grafica umoristica. Appunto, nel Chianina Comics c'è l'omaggio a Iacovitti. Sì, la Chianina Comics, quest'anno il titolo è 100 anni dalla nascita di Iacovitti, il mondo surreale di Iacovitti, che poi è stato, come si dice, il maestro di tutti i vignettisti, e questo ci ha fatto piacere. Poi quest'anno vogliamo ricordare una presenza che è stata qui in Chianina, che ha lasciato il suo segno, e che è stato Felice Gimondi. 3 sere per degustare i sapori della Val di Chiana. Esatto, infatti continua la manifestazione, è il terzo anno che proponiamo un viaggio tra i sapori della Val di Chiana, quindi una manifestazione parallela alla Chianina ciclostorica che raccoglie tutte le associazioni, o comunque la maggior parte delle associazioni del nostro territorio, ognuna con il suo stand, ognuna che propone un piatto tipico della tradizione della Val di Chiana, quindi accanto allo sport anche una parte di cibo e di intrattenimento.